Ciao a tutti! Gli archeologi possono descrivere e spiegare accuratamente tutto ciò che trovano? No, ovviamente non possono e non dovremmo nemmeno aspettarcelo. Non dovremmo aspettarci che gli scienziati trovino tutte le risposte. Ci sono limiti alle loro conoscenze e competenze. Dobbiamo accettare che ci sono alcuni antichi misteri che non possono essere risolti e ne vedrete alcuni dei migliori in questo video. Iniziamo! La peste nera. Sappiamo che la peste nera è stata la più mortale pestilenza che abbia mai colpito il pianeta Terra. Sappiamo anche che la peste ha raggiunto il suo apice tra il 1246 e il 1252. Ciò che non abbiamo mai saputo è dove sia iniziata la peste, ma questo potrebbe essere cambiato recentemente. Dopo aver esaminato migliaia di lapidi medievali, i ricercatori credono di aver rintracciato le origini della peste nera in un luogo specifico e improbabile. Se hanno ragione, è iniziata vicino al lago Issyk-Kul, in quello che ora è il Kirghizistan. Un numero sproporzionatamente alto di sepolture avvenne nel vicino cimitero di Burana tra il 1238 e il 1239, con la causa di morte elencata come pestilenza. Gli scienziati hanno aperto le tombe di tre degli individui e hanno identificato il batterio della peste in tutti loro. Da qui la peste probabilmente si è diffusa nell'Europa occidentale su navi mercantili e ha continuato a uccidere circa il 50% dell'intera popolazione europea. Mentre una volta si pensava che i ratti fossero responsabili della trasmissione della peste nera, ora si ritiene più probabile che sia stata trasmessa da pulci infette. Scoperte nel relitto dell'Antichitera. Lo stesso antico relitto che ci ha dato il meccanismo di Antichitera ha rivelato un altro tesoro nel giugno 2022, quando gli archeologi marini hanno individuato quella che si pensa essere la testa perduta di una statua del dio romano Ercole, risalente a 2000 anni fa. Il relitto, che si trova al largo della costa della Grecia, è stato scoperto per la prima volta da pescatori di spugne nel 1900 e da allora è stato sottoposto a continue valutazioni archeologiche. Si pensa che si trovi nella sua posizione attuale dal 60 a.C. La testa di marmo è stata trascurata fino ad ora perché è in condizioni così pessime che si pensava fosse una roccia deforme. È stato possibile identificarla come una testa solo dopo che i subacquei hanno trovato anche il plinto della statua, completo delle parti inferiori delle gambe. La testa non è l'unica scoperta notevole avvenuta recentemente nel sito di immersione. Gli archeologi hanno anche trovato due denti umani incastonati nei depositi marini, confermando così che almeno una persona non è sfuggita alla nave prima che affondasse. Gli storici pensano che questa nave lunga 40 metri fosse diretta a Roma da qualche parte nel Mediterraneo orientale, quando affondò durante una tempesta, ma sperano di saperne di più da queste nuove scoperte. Origini dell'acciaio inossidabile. Il tipo di acciaio utilizzato nella maggior parte dei processi di produzione oggi è l'acciaio inossidabile, scelto perché è resistente alla ruggine. La sostanza è anche conosciuta come acciaio al cromo ed è generalmente considerata un'invenzione relativamente recente. Non è così. A partire da settembre 2020 sappiamo che l'acciaio al cromo è stato inventato in Persia più di 1000 anni fa. Il Journal of Archaeological Science riporta che le origini dell'acciaio inossidabile sono state rintracciate a Chahak, in Iran. È lì che l'antico manoscritto, un compendio per conoscere le gemme, è stato scritto da Abu Rayyan Biruni e all'interno di quel manoscritto c'è un insieme di istruzioni di base per creare il materiale resistente alla ruggine. Il testo è stato scritto al più tardi nell'XI secolo, ma potrebbe essere di un secolo più vecchio. La rivendicazione di Chahak sull'invenzione è ulteriormente supportata dalla recente scoperta di due scorie di forgiatura nell'area, entrambe datate al XII secolo e contenenti prove della creazione di acciaio da crogiolo. Le prove archeologiche sono sufficientemente forti perché questo sia accettato come un fatto, ma gli esperti non sono sicuri del perché l'acciaio non sia stato poi prodotto altrove o perché la scienza dietro di esso sembri essere stata dimenticata e poi riscoperta secoli dopo. Storia di una spada vichinga. Circa 1200 anni fa, una spada vichinga è stata spezzata in due pezzi.
Nel giugno 2022 i pezzi della rara spada sono stati finalmente riuniti. La riunificazione della spada è resa ancora più sorprendente dal fatto che i pezzi non sono stati nemmeno scoperti nello stesso momento. Il primo è stato trovato da un cercatore di metalli dilettante che perlustrava Stavanger sulla costa occidentale della Norvegia nel 2021. Il secondo è stato trovato da un altro cercatore di metalli in un terreno agricolo vicino nella primavera del 2022. Dopo aver rimesso insieme i pezzi, gli storici sono stati in grado di identificare la spada vichinga come un tipo che era popolarmente utilizzato per diversi secoli in Francia, Gran Bretagna e Irlanda, ma originariamente proveniva dal Regno Unito. È impressionante che siano riusciti a raggiungere questa conclusione nonostante la parte più importante della spada, intendiamo la lama, sia ancora mancante. C'è abbastanza dell'Elsa per permettere agli accademici di studiare i suoi motivi decorativi, le intricate incisioni e i dettagli in argento e oro. Facendo così, possono affermare con sicurezza che è stata forgiata in Inghilterra o nell'Impero Franco, da qualche parte vicino all'inizio del IX secolo. Prima di continuare, vorrei chiedervi di iscrivervi al canale, non costa nulla, insieme siamo più forti. Sepoltura di antiche élite. Gli archeologi in Egitto sono ancora perplessi riguardo alla scoperta di una collezione di scheletri a Berenice trogloditica nel maggio 2022. Non è il fatto che abbiano trovato resti umani che li lascia perplessi, ma il fatto che gli scheletri siano stati trovati tutti rannicchiati insieme. Questo sito, noto anche come Berenice, era un'importante città portuale del Mar Rosso durante il periodo dell'Antico Egitto. Non sappiamo se le sette persone nelle tombe fossero marinai o mercanti marittimi, ma sono state trovate sepolte in scatole di pietra, con le ossa degli arti inferiori posate sui loro petti. Questo metodo di sepoltura è così raro che non è mai stato registrato in Egitto prima d'ora. L'analisi scientifica dei resti suggerisce che la sepoltura sia avvenuta circa 1500 anni fa. Il corpo non poteva essere posto in questo modo, naturalmente, quindi è probabile che i defunti fossero stati legati con corde intorno al collo e alle gambe. Questo suona quasi come una punizione, ma i beni funerari all'interno delle tombe suggeriscono che queste persone fossero membri dell'élite della società. È un mistero e non uno che probabilmente risolveremo presto. Scoperta nella grotta di Oddi. La civiltà vichinga potrebbe essere nata in Scandinavia, ma si è diffusa in lungo e in largo. Sappiamo che i vichinghi arrivarono in Nord America, quindi l'Islanda era per loro un viaggio breve. Nel maggio 2022, una grotta artificiale è stata scoperta nel piccolo villaggio islandese di Oddi e gli archeologi sono convinti che siano stati i coloni vichinghi a realizzarla. Oddi apparteneva una volta a un potente clan vichingo chiamato Oddverjar, guidato soprattutto da Sæmundur il Sapiente, che visse dal 1056 al 1233 e scrisse gran parte di ciò che sappiamo sui re di Norvegia. Il lavoro sul sistema di grotte appena scoperto probabilmente iniziò durante la sua vita. Gli esperti pensano che possa essere un nautahellir, che è un tipo di stalla per bovini e cavalli dell'era medievale. Il lavoro degli archeologi all'interno della grotta è pericoloso, perché è stata scavata nella pietra arenaria morbida e potrebbe crollare in qualsiasi momento. È probabile che ci sia di più da scoprire nelle profondità della grotta, ma potrebbe volerci del tempo prima che gli archeologi trovino un modo per arrivarci in sicurezza. Tesori antichi. L'archeologia non è stata una preoccupazione principale in Ucraina durante il 2022 per ovvi motivi, ma ciò non significa che non siano state fatte scoperte archeologiche per caso. A maggio, i soldati ucraini che scavavano trincee a Odessa sono rimasti sorpresi di scoprire una collezione di antiche anfore greche. La scoperta è stata fatta dai membri della 126esima difesa territoriale ucraina, che hanno avvisato il personale di un museo nelle vicinanze dove gli artefatti sono ora esposti. Gli esperti del museo credono che il deposito di urne abbia circa 2500 anni. Risalgono a un'epoca in cui Odessa era conosciuta come Odissos, fondata dai Romani. Ritrovamenti come questo, dove i reperti antichi vengono recuperati in sicurezza, sono una gradita eccezione alla norma in Ucraina in questo momento.
osservatori internazionali affermano che più di 120 siti di importanza culturale sono stati danneggiati dal conflitto in corso, ma il numero reale potrebbe essere ancora più alto. Non siamo ancora sicuri di cosa ci fosse una volta dentro queste anfore recentemente recuperate, ma erano tipicamente utilizzate per conservare liquidi o merci secche, quindi potrebbe essere stato qualsiasi cosa, dal vino all'uva usata per produrlo. Tema misterioso. Nel cuore delle montagne del Kirghizistan, gli archeologi si sono imbattuti in una scoperta sorprendente che sta intrigando il mondo intero. In una formazione rocciosa scolpita con precisione e cura, è stato trovato quello che viene chiamato il Cerchio di Tashkent. Questa notevole opera d'arte preistorica è composta da una serie di cerchi concentrici, meticolosamente scolpiti nella pietra solida, che si ritiene abbiano migliaia di anni. La scoperta è stata fatta da un team di archeologi dell'Università Nazionale di Bishkek, che stava esplorando la regione alla ricerca di tracce di antiche civiltà nomadi. Rimuovendo strati di sedimenti e vegetazione, si sono imbattuti in questa impressionante formazione rocciosa. Il capo del team, il dottor Alexei Petrov, ha descritto la scoperta come una delle più importanti della nostra generazione. I cerchi concentrici del cerchio di Tashkent suggeriscono una profonda conoscenza della geometria e un'abilità tecnica impressionante per l'epoca. Alcuni specialisti credono che la struttura possa essere stata utilizzata a scopi cerimoniali o come un primitivo calendario astronomico. La precisione delle linee e la simmetria dei cerchi indicano che i creatori possedevano strumenti avanzati e una comprensione sofisticata dell'ambiente circostante. Dalla scoperta, il sito ha attirato l'attenzione di studiosi e curiosi da tutto il mondo. Molte domande rimangono ancora senza risposta. Chi sono stati gli autori di quest'opera? Qual era l'esatto scopo del cerchio di Tashkent? Come hanno ottenuto tale precisione in un'epoca così remota? Il team del dottor Petrov continua i suoi scavi e ricerche, nella speranza di svelare i segreti nascosti nelle pietre del Kirghizistan. Nel frattempo, la comunità locale è entusiasta per l'attenzione che la scoperta ha portato alla regione, nella speranza che questo ritrovamento archeologico possa non solo far luce sulla storia antica, ma anche promuovere il turismo e l'interesse culturale nelle belle e misteriose montagne del Kirghizistan. Vorremmo sapere cosa ne pensate di questo misterioso argomento. Fatecelo sapere nei commenti. Giganti di Monte Prama. Troviamo le statue conosciute come i giganti di Monte Prama vicino a Cabras, a ovest della Sardegna, un'isola che appartiene all'Italia. Sono creazioni impressionantemente grandi. Ognuna di esse è alta 2,50 m e hanno grandi occhi piatti a forma di disco che fanno sentire un po' a disagio molte persone che le guardano. Hanno resistito alla prova del tempo, ma nessuno sa esattamente quanto tempo hanno trascorso lì. La maggior parte degli esperti colloca la data della loro creazione tra 3100 e 2800 anni fa e indica la civiltà nuragica come i costruttori più probabili. Purtroppo, i nostri documenti sul popolo nuragico non sono estesi. Furono cacciati dalle loro terre dall'impero romano circa 2200 anni fa e i romani cancellarono quasi ogni traccia di loro. Devono aver apprezzato le sculture, però, perché le lasciarono intatte. La scoperta nel 1974 di antiche tombe vicino alle statue implica che potrebbero essere state posizionate lì per proteggere i morti, ma questa è solo una speculazione. Barca di bitume di 4.000 anni. L'antica città di Uruk, nel sud dell'Iraq, è stata un punto focale per gli archeologi per diversi anni e scoperte come questa sono la ragione. Si tratta di una barca di bitume di 4.000 anni, trovata a Uruk da un team internazionale di archeologi nel 2018. Basandosi sulle condizioni dell'antica imbarcazione, sembra che gli esperti siano arrivati giusto in tempo. Era a grave rischio di erosione e danni causati dal traffico che passava sulla strada principale a pochi metri dal luogo del ritrovamento. Il corpo della barca è fatto di una miscela di foglie di palma, canne e legno, tutti rinforzati e tenuti insieme da uno strato coprente di bitume. È lunga 6 metri e larga 1 metro e 20 centimetri. Basandosi sul design, è probabile che la barca fosse un'imbarcazione commerciale, poiché non sembra adeguatamente attrezzata per la pesca.
Quando la barca fu costruita, questa parte dell'Iraq era la capitale della Sumeria. Era la città più grande del mondo e aveva una popolazione di circa 80.000 persone. I reperti in legno di questa età sono rari perché il legno tende a marcire, ma questa è sopravvissuta perché era sepolta in un canale prosciugato. Misteri delle sfere di Dikis. Troverete gli strani ornamenti di pietra conosciuti come le sfere di Dikis in tutta la Costa Rica. Non sono rari. In effetti sono così comuni che alcune persone le usano persino come decorazioni per il prato. Per quanto siano onnipresenti però, nessuno sa davvero da dove provengano. Si pensa che siano autoctone della terra, quindi probabilmente scolpite dagli indigeni della Costa Rica, ma potrebbe non esserci alcuna connessione tra questi indigeni costaricani e le persone che vivono lì ora. Invece, potrebbero essere state scolpite e modellate da una civiltà che è andata persa nel tempo. I lavoratori della United Fruit Company furono i primi a portare le sfere all'attenzione del mondo durante gli anni 30, mentre iniziavano a dissotterrarle durante il loro lavoro. È probabile che siano state realizzate prendendo massi che avevano già una forma arrotondata e migliorando la forma attraverso fratture, levigature e scolpitura. È difficile sapere quando questo è stato fatto, ma gli archeologi pensano che sia avvenuto tra l'VIII e il XVI secolo, che è una finestra temporale piuttosto ampia. Nessuno può offrire nemmeno una vaga teoria sul perché siano state fatte, ma erano chiaramente significative per qualcuno. Origini del fuoco controllato. La maggior parte degli scienziati e degli storici concorda sul fatto che gli esseri umani moderni siano emersi per la prima volta in Africa circa 200.000 anni fa. Se questo è vero, chi accendeva fuochi in Israele 800.000 anni fa? Gli scienziati del Weizmann Institute of Science sono stati in grado di dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio che la combustione controllata è stata utilizzata su strumenti di pietra trovati in un sito chiamato Hebron Quarry, nella Galilea occidentale. Questa è la prima evidenza dell'uso controllato del fuoco e ci costringe a riconsiderare le capacità degli antichi ominidi. Non meno di 26 strumenti di selce recuperati dal sito mostrano evidenze di essere stati riscaldati, alcuni di essi a temperature superiori a 600 gradi Celsius. Una zanna di elefante recuperata dal sito è stata anch'essa riscaldata dal fuoco, possibilmente durante la cottura dell'animale. Fino ad ora non sospettavamo nemmeno che i pre-Homo sapiens fossero capaci di sviluppare la pirotecnologia, figuriamoci come avrebbero potuto usarla. Questo è un campo completamente nuovo per gli archeologi da studiare e potrebbe cambiare la nostra intera comprensione del passato remoto. Se l'esistenza del fuoco antico può essere provata qui, dove altro potrebbe essere accaduto? Strumenti dei chirurghi peruviani. Abbiamo avuto una rara visione degli strumenti utilizzati dagli antichi chirurghi quando un fascio funerario è stato trovato nel sito di Huaca Las Ventanas in Perù nel marzo 2022. La sepoltura sembra essere quella di un chirurgo malato che è stato deposto a riposo, circondato da tutti i suoi strumenti e attrezzi circa 1000 anni fa. Questa è la prima scoperta di una tomba di un chirurgo di quest'epoca nel nord del Perù. Non sorprende che molti degli strumenti sarebbero considerati primitivi, secondo gli standard moderni. Il kit chirurgico include aghi, alesatori e 50 diversi coltelli in lega di bronzo con bordi di taglio singoli. I coltelli hanno un alto contenuto di arsenico, il cui scopo è sconosciuto. Anche all'interno del kit c'è un pezzo di corteccia di un albero che gli scienziati non sono ancora riusciti a identificare, ma è possibile che la corteccia fosse usata come medicinale antinfiammatorio o forse come analgesico e potrebbe essere stata utilizzata nello stesso modo in cui oggi facciamo il tè di aspirina dalla corteccia di salice bianco. Non conosceremo mai il nome del chirurgo, ma il fatto che fosse sepolto anche con una maschera d'oro e un grande pettorale di bronzo è un segno che viveva comodamente ed era tenuto in alta considerazione. Per oggi è tutto. Qual è stato il vostro momento preferito? Commentate, mettete mi piace, condividete e iscrivetevi. A presto!